Finisce 2-1 per il Napoli al Maradona contro il Verona. Una vittoria tutt'altro che scontata, tutt'altro che semplice per il Napoli, perché il Napoli nel primo tempo gioca comunque bene, ha avuto anche le sue occasioni per portarsi avanti, ma c'è stato veramente un super montipò tra i pali dei veronesi. Un Napoli che ha avuto dominio territoriale, manovra, è ritornato a giocare col 4-3-3 e naturalmente in questa partita poteva farlo, dato il momento di difficoltà del Verona, che è stata decimata dal mercato. Ma ecco, un Napoli che a tratti si è visto un po' spallettiano, se vogliamo. Un Napoli che ha cercato molte verticalizzazioni, un Napoli offensivo, un Napoli molto brillante, però col passare dei minuti. Il Napoli perde certezze, perde brillantezza, cioè tutta questa veemenza della prima parte iniziale la va a perdere, e il Verona cerca di farsi vedere in aria del Napoli, e lo fa con delle ripartenze molto pericolose e nella figura soprattutto di Lazovic, che mi è sembrato veramente il giocatore più in palla dei Veneti. Nel secondo tempo il Verona scende in campo molto meglio, lo si è visto già dalle prime battute, perché sfiora il gol due volte e poi riesce a concretizzare, cioè quindi il Verona inizialmente passa in vantaggio nella ripresa. Naturalmente questo provoca la reazione del Napoli, che inizia praticamente a spingere e riesce a trovare anche il vantaggio. Però tutto questo con un Verona che ha preso molta fiducia, quindi che ha reso veramente molto difficile la vita al Napoli, specie a centrocampo, dove il Napoli ha perso tantissimi duelli e dove il Verona ha cercato di imporsi anche nelle giocate. E a lunghi tratti, insomma, impensierendo anche il Napoli. Poi c'è la giocata del campione, la giocata del campione che è venuta fuori nella seconda parte della ripresa, quindi con Kvaratskhelia che trova un gol veramente molto molto bello, questo destro a girare veramente spettacolare. E naturalmente poi il Napoli ha cercato più volte di trovare anche il gol che, insomma, per chiudere definitivamente la pratica, lo fa nella figura di Simeone, che però, insomma, viene veramente ipnotizzato da questo Montipò, che a mio parere è stato il migliore nelle file del Verona. Insomma, Napoli che doveva vincere, l'ha fatto, seppur con anche difficoltà, ripeto, questa veemenza l'abbiamo vista nel Napoli, questo gioco bello l'abbiamo visto, ma dura troppo poco e permette poi all'avversario di, insomma, di mettere la testa fuori dal guscio e di essere anche pericoloso. E parliamo del Verona, che in questo momento il Verona è una squadra che veramente fa molta fatica perché è stata decimata dal mercato in uscita, di gennaio. Comunque, detto questo, il Napoli porta a casa i 3 punti, questa era la cosa più importante, anche perché il calendario del Napoli prossimamente non sarà un calendario così semplice. Abbiamo la Champions, abbiamo l'Inter, abbiamo la Juve, insomma, ci saranno partite veramente molto difficili. Quindi, questa doveva essere vinta contro un avversario, diciamo, abbordabile, e così è stato. Un bacione.